quindi ve la passate e cercate di collaborare. Poi a centrocampo non state, cioè specialmente quando si difende, non state troppo larghi, e quando si attacca Pierluigi e Mancuso allargatevi sulle fasce anche per dare una mano agli attaccanti. E in difesa cercate di fare la marcatura a uomo e di lasciare meno spazio possibile. Tommy ti fa come sempre, come tanto sai. Ma volevo dire che come Seba quando si attacca li porti larghi. Cioè. E tipo se il pallone è da questa parte o vieni qua e Seba stringi e se il pallone è di qua. E se la palla è di qua che è Mancuso che è di qua sul secondo palo. Così se tipo il cross è troppo lungo ci si viene a prendere e così anche te che non sei la palla di tipo se qua la palla c'è il Mori solamente sarà qui e te tipo ti metti qui poi se il Mori avanza te non sta qui te scappi per portargli via anche l'uomo e lui si deve fare per centrare lo spazio attacco. Ma poi scusa, lo spazio si rimane scoperto dietro perché se Piero sale, Mori sale cioè c'è già la pista del copro. Ho detto se Mori sale Piero Luigi deve scappare via, se invece Mori le la dà e Mori poi sale piano piano e Piero Luigi avanza. Se Mori sale ho detto c'è la quando palla in Mori Piero si deve far vedere così e Rome si deve far vedere centralmente e Jonathan gli deve dare su lo stesso calci d'angoli in funzione allora calci d'angoli le balze funzionano e le punizioni da vicino Coviello soprattutto quando al giro e anche Roberto e se c'è l'antenna di potenza e sulla città sul palo va a Seba, cioè l'attaccante di riferimento e l'altro attaccante rimane fuori da terra. Tipo se calci l'angolo di qua, poi sul palo ci va a Seba e Coviello rimane abbastanza alto e viceversa se tipo. E a cercare la palla ci va Edu. Le dimensioni una volta più no, prende la palla e ma secondo me Mori cerca la palla. Io mi ricordo che c'era uno abbastanza alto, quindi se Mori si manda a cercare la palla. Si vede dopo, ma se lo scavalca. Si vede dopo. No, a cercare la palla ci va bene, gli altri. Sui pari ci vanno Coviello, Seba, dipende dove è l'angolo e l'altro invece su quelli a favore li batte sempre Rove e i difensori ci hanno una volta a turno se si prova Mancuso se sta tipo il calcio d'angolo è nostro rimane a mezzo rimane un po' fuori dall'aria così se c'è una respinta la vigilazione e tutti gli altri si mette a posto. Se ci fosse un rigore chi lo deve tirare? Se c'è un rigore è Roberto o Coviello? Ma non si fa chi lo subisce? Sì, se lo Se tu non sai,